Buongiorno, sono Fabiano Torricelli, consulente finanziario Azimut. Oggi è il 17 aprile 2020, sono le 9:10, la borsa ha aperto in maniera spettacolare come da previsioni di Milano Finanza e andiamo a vedere subito quello che è l'apertura. Investing, andiamo a vedere più 2,35, infatti il FTSE MIB del quale fa parte Azimut, DAX, o meglio fa parte Azimut, è la migliore delle società finanziarie del FTSE MIB, DAX più 2,82, Future DAX più 1,31, Future Standard Poor's 500 2,67. Vediamo un pochettino, dal contagio alla ripresa, ecco l'asset allocation giusta secondo, e lo scopriremo. La stampa intitola Coronavirus, firmata l'ordinanza per app italiana, il Sole 24 Ore intitola Liquidità, le aziende bussano in banca, ma i tempi non saranno brevi. Farò un intervento al termine di questa rassegna per spiegare un pochettino sulla base di quelle che sono state le vostre domande, perché andando avanti si riescono a capire anche i risvolti pratici della faccenda. Garanzie 100% alle PMI, risorse solo per 300-400 mila imprese, il virus cambia il mondo, gli 8 trend economici, perché il MES contro la pandemia conviene all'Italia. Milano Finanza, come vi dicevo, disse Borse UE, atteso avvio positivo, è così stato, crollano le matricolazioni FCA. Corriere della Sera intitola, molto importante, la ministra Azzolina, scuole, non riapriamo a maggio, niente doppi turni a settembre. Via libera ai cantieri, la moda e auto, limita gli spostamenti di giovani e over 70. Novara Today, coronavirus in Piemonte, 815 pazienti positivi in più, il 60% delle case di riposo. Coronavirus Piemonte verso l'obbligo della mascherina dal 4 maggio. Coronavirus, polemiche sui medici di base, ma come lavorano davvero Novara? Veniamo a quello che ho mandato a molti di voi, l'invito per il webinar del 23 aprile alle ore 17, webinar specifico che magari molti non sono addentro perché ognuno ha il proprio lavoro giustamente, è semplicemente l'opportunità di ascoltare persone come in questo caso l'amministratore delegato e il direttore generale di Azimut Holding, cioè il mio amministratore delegato e il direttore generale della società per la quale lavoro, che ha scritto vari libri e potuto conoscerlo, è una persona squisita, e vi parlerà tranquillamente, semplicemente senza poter interagire perché non ci potranno essere domande, ma di un tema molto, molto importante, cioè se lo era prima della crisi, a maggior ragione dopo, l'economia reale. Vi invito a cliccare, come vi dicevo, dove c'è scritto registrati al webinar, ci sono qualche domanda, sono quattro domandine alle quali rispondere e potete mettere il mio nome Fabiano Torricelli come canalizzatore del webinar. Scaricate Meet e potete assistere tranquillamente anche da telefono o da PC. Veniamo allora. Pensavo di addentrarmi in quella che era un pochettino la circolare del decreto liquidità. Ho preso qualche appunto perché effettivamente è necessario stabilire che sono tre, come avevamo detto, tipologie di richieste, fino a 25.000 euro, dai 25.000 euro diciamo agli 800.000 euro e superiori. Nel primo caso non c'è quindi una valutazione creditizia, cosa che non c'è neanche nelle altre, ma ovviamente è più snella e più veloce. Dovrebbero esserci 6 mesi di preammortamento, 36 mesi di ammortamento. Ho calcolato una rata intorno dall'1,5 al 2%, calcolando un 2% diventa su 36 mesi 720 euro e su 60 mesi 450. Ovviamente allungando 60 mesi ci possono essere delle differenze di tasso, ma che devono essere comunque calmierate comunque all'interno di un range perché si deve dare un aiuto alle aziende e immagino questo venga considerato. Quindi un type diverso. Fino a 800.000 euro, quindi per aziende che fatturano sui 3 milioni e 2, ci sarà il 90% di garanzia dello Stato e il 10% di Confidi. Quindi la pratica sarà meno snella, o meglio, ci vorranno 20 giorni, un mese perché venga, diciamo, erogata. Magari la delibera in 20 giorni, 10 giorni. Bisogna vedere un pochettino anche le banche come sono, diciamo, organizzate. Però chiamando in causa il consorzio che nella parte di Novara è, non so, Confartigianato Fidi, ci sono delle tempistiche diverse.
Quindi nella parte invece, stavo stabilito che ci sarà intorno al 3% in 6 anni l'ammortamento, quindi una rata intorno ai 4.500 euro su 300.000, che è un esempio pratico che mi è stato fatto da un cliente. L'articolo 13, quando non c'è nella terza fascia, quindi da 2 milioni e mezzo a 5 milioni, ammortamento in 6 anni, e quindi un lasso di tempo ristretto. Riguarda per quando c'è il doppio della spesa salariale, cioè se nel primo e secondo caso c'era solamente la possibilità di accedere con importo del 25% rispetto al fatturato dell'anno precedente autocertificato, in questo caso oltre sempre al 25% del fatturato dell'anno precedente c'è il doppio della spesa salariale 2019 da considerare. E anche un eventuale fabbisogno per investimenti 12-18 mesi, 18 mesi per le PMI, 12 quindi piccole e medie imprese e 12 per aziende con dipendenti meno di 500. Comunque, insomma, vi consiglio sempre di sentire effettivamente il commercialista e da tenere in considerazione che ci deve essere il soggetto di aver subito un danneggiamento da parte del Covid-19, ma sfido chiunque. Perché ci potrebbero essere accertamenti, evidenzio, ma chi non ha avuto dalle piccole e medie imprese alle grandi aziende un danneggiamento da questa situazione di fermo di un mese, o anche chi non si è fermato, mi ha confermato aver avuto un danneggiamento. Con questo vi ringrazio, se volete appunto partecipare al webinar farebbe molto piacere, sarà molto interessante, durerà circa un'oretta. E vi saluto, vi ringrazio e buona giornata a tutti.